Ci siamo, sono troppo felice, troppo, di presentarvi oggi un ospite d'eccezione. Ecco, leggo i suoi titoli perché non riesco a impararli tutti a memoria. Medico specialista in scienze della nutrizione, esperto in medicina antroposofica e responsabile scientifico medico di Stella Maris e creatore con Carla Borri del metodo Stella Maris, coordinatore del corso di formazione nazionale in medicina antroposofica, responsabile del Therapeuticum Eliopolis, dove opera insieme a medici, psicoterapeuti, arte terapeuti e conferenziere ed autore del Caleidoscopio della Medicina, l'alveare di calore e di luce, le fiabe come fonte di acqua e di vita. Insomma, dopo tutta questa lettura, adesso vi presento Angelo Fierro, che è qui di fronte a me. Buongiorno. Buongiorno. Grazie intanto per essere stato disponibile a questa intervista. Volentieri. Volevo chiederti subito, per andare nel cuore di quello che ci riguarda, Angelo, con tutte queste cose che fai e che sei, oggi in cosa ti senti veramente utile? Allora, parlerei direttamente come focus del mio interesse sul tema della formazione. Ma quando parlo di formazione non intendo riferirmi solo alle formazioni professionali che sto direttamente seguendo, medici, veterinari, farmacisti, oppure arte terapeuti, futuri arte terapeuti. Intendo riferirmi anche in generale al tema della autoformazione, o se vogliamo, quel campo dell'autoeducazione che ci riguarda tutti da adulti. E quindi per me è stato anche interessante seguire in un ciclo di incontri una serie di temi come sono quelli dello sfogliare i petali della vita, con aperti a chiunque, a pazienti e a persone interessate a seguire tematiche che corrispondessero a una autoeducazione come forma di sviluppo ulteriore delle proprie capacità interiori. Bellissimo, quindi se tu dovessi definirla l'autoeducazione, come la definiresti in poche parole, semplici e comprensibili? Un processo del divenire umano, un processo del divenire dell'uomo, del nostro tempo. Quindi in fondo, se ho capito bene, quello che tu fai è un po' il Socrate della situazione, cioè eliciti quel tipo di conoscenza che è già dentro le persone. Questo è, come dire, è la meta, come dire, il raggio solare che vorrebbe, come dire, tramite la mia persona, le mie parole, comunicare. E mi ha sempre interessato comunicare, ma soprattutto come comunicare. E da questo punto di vista, devo dire, lo sforzo è sempre stato quello di cogliere chi avevo di fronte a me per cercare di sintonizzarmi sulle loro reali necessità. Senti Angelo, in realtà da quello che dici, anche da quello che ho letto, io capisco che tu hai una vera passione nel comunicare il profondo delle persone nelle persone. Ma se qualcuno che ci ascolta è veramente interessato alla comunicazione e tu oggi dovresti dargli il consiglio più importante per uno che si approccia a questo mondo e che lo vuole fare veramente con impatto, qual è il suggerimento che tu daresti? E quello che ho appreso nel corso della mia esperienza, io mi ricordo che all'inizio, essendo all'inizio un medico specialista in scienze dell'alimentazione, avevo degli incontri con anziani oppure con bambini. In queste due fasce di età dovevo, come dire, saper adattare discorsi e modalità diverse. Allora direi che due consigli mi sento di dare. Uno, tenere l'ombelico. Tenere sempre presente l'ombelico del tema che voglio portare e comunicare, quindi quello che mi sta a cuore comunicare, e dall'altro cercare di comunicare in modo efficace solo ciò che fa parte della tua diretta esperienza, altrimenti tutto questo diventa
diventa vacuo, rischia di diventare astratto oppure ampolloso, noioso. Se c'è qualcosa che è veramente insopportabile è sentire un oratore noioso. In effetti è come una mancanza di rispetto per chi ascolta essere noiosi. Condivido pienamente. Ma vorrei anche sapere da te, in tutti questi percorsi che hai fatto di conoscenza, di esplorazione, di spiritualità, di cultura, qual è in questo momento, mentre te lo chiedo, l'immagine che ti viene di qualcosa che ti ha toccato profondamente lungo questo percorso interessantissimo che hai fatto? L'immagine che diventa toccante per me è quando mi è capitato in alcuni di questi incontri di fare dei riferimenti a dei trapassati. È come se lì, anche magari commuovendomi in pubblico rispetto a questi temi, anche in maniera inaspettata, non certo artefatta, si apre qualcosa, si scioglie un velo che è lo stesso velo che separa me da coloro che ascoltano. E allora a quel punto è come se tutti fossimo più uniti in un sentimento comune di apertura a contenuti che vanno oltre le nostre stesse capacità di ascolto. Qual è il ruolo dei trapassati nella nostra realizzazione personale, nel trovare lo scopo più profondo che aderisce a noi stessi? Beh, senz'altro il fatto stesso che noi li teniamo costantemente presenti ci aiuta, come dire, a cogliere il nesso di destino che ci lega a questi trapassati, e nello stesso tempo il fatto di rendere vivente la loro presenza fa sì che noi veramente viviamo come in un mondo a più dimensioni. E la dimensione, come dire, della cosiddetta oltretomba diventa qualcosa di astratto. In realtà la dimensione del vivente comprende anche i viventi oltre la morte terrestre, e questo ci permette di avvicinarci a loro e, avvicinandoci a loro, accogliere quale influsso possano avere ancora un altro livello, non più schermato dalla fase corporea, dalla fase sensibile. E questo ti porta in una dimensione in cui inizi ad aprire l'occhio alla possibilità che esista una realtà oltre quella sensoriale. C'è una connessione, secondo te, feconda tra i nostri stati d'animo e la loro presenza nella nostra vita? Sì, purché questo venga acquisito non per puro sentimentalismo, ma tutt'altro, per un processo di coscienza. E questo processo di coscienza è quello che ti permette di cogliere, come dire, la ferita originaria con la quale noi stessi siamo nati, che è una ferita che appartiene al nostro io. E questo io che attende e che anela, come anelava Amfortas, di guarire questa ferita, di risanare questa ferita. E allora, come dire, si apre la possibilità che l'anima accolga delle domande. E nel momento stesso in cui io sono in grado di portare delle domande anche ai trapassati, sono certo che queste domande troveranno una risposta, magari il giorno dopo, magari dopo 2 giorni, 3 giorni, ma certamente questa risposta arriva nella maniera più impensata e inaspettata. Quindi gli stati d'animo, soprattutto quelli profondi, nascosti, un po' occulti, non veramente esplorati profondamente bene, racchiudono un po' il senso del nostro miglior destino, possiamo dire così? Sicuramente, perché il sentimento originario, tocca dirlo in maniera platonica, visto che lui è stato, come dire, il testimone del pensiero socratico, è quello della meraviglia. La meraviglia, come dire, di fronte al cielo stellato, dove le stelle rappresentano, come dire, le case d'oro dei nostri trapassati, o di tutti quelli che sono trapassati, che comunque mantengono, come dire, questo irraggiamento notturno. Questo irraggiamento notturno che ha a che fare col nostro inconscio, col nostro più profondo sé, che ha bisogno di essere indagato solo a partire dal sentimento della meraviglia. Che meraviglia, mi viene da dire! In effetti,
Qual è secondo te il rapporto che i nostri stati d'animo hanno nell'impatto della comunicazione che tu fai per formare i medici, gli arteterapeuti, i farmacisti? Sì, c'è uno stato d'animo che è uno stato d'animo che evoca l'azione del nostro organismo di calore. Questo è l'entusiasmo. Se da un lato la meraviglia, come dire, apre gli scenari, dopo, oltre alla meraviglia, in realtà l'impulso di fondo è quello che ci viene dall'entusiasmo, e l'entusiasmo è quello di essere massimamente presenti col calore delle nostre idee, col calore di portare avanti, come dire, la luce che viene dal faro del futuro, perché è il faro del futuro che illumina, possiamo dire, dal futuro il nostro presente, lo rendiamo presente e nello stesso tempo ci rivolgiamo al faro del passato che abbiamo dietro comunque, che ci illumina con tutta la storia nostra individuale, la storia di coloro che ci hanno preceduto, ma è il faro del futuro che ci porta avanti. È quello da tenere presente, perché su quello agiscono sia i trapassati sia noi stessi, che con coscienza li portiamo alla luce. Qual è il modo in cui tu distingui questo termine, il faro del futuro? Io ho messo a fuoco prontamente che questo tema del faro del futuro ha a che fare, come possiamo dire, con tutto quello che apparentemente non conosciamo, ma che in realtà agisce nella nostra vita. Nel momento stesso in cui noi evochiamo questo faro del futuro, è come se guardassimo in questa corrente retrospettiva che possiamo esercitare ogni giornata, al termine della giornata, quando riguardiamo gli eventi della giornata e magari scopriamo attraverso le sorprese che sono accadute nella giornata l'operare di quel faro del futuro, che naturalmente ha delle figurazioni anche sovrasensibili, di esseri sovrasensibili, che noi possiamo richiamare alla coscienza nel momento stesso in cui riconosciamo il loro operare in ciò che inaspettatamente è accaduto nella nostra giornata. E lì, sottilmente, questo fascio di luce ci sta portando avanti le nostre mete, la nostra missione, il nostro eros, perché è questo eros che si coniuga con l'entusiasmo al quale facevo riferimento prima. Quanto possono insegnarci i bambini nel riconoscere, abbracciare e vivere pienamente i messaggi che il faro del futuro ci invia costantemente? E qui distinguerei il bambino che ha meno di 3 anni e il bambino che ha più di 3 anni. E il bambino di meno di 3 anni è quello che va assolutamente ascoltato nel massimo silenzio. È quello che apparentemente è quello che ha meno da insegnarci, ma è quello che ha più da insegnarci, perché ancora in un collegamento col mondo spirituale, ancora ha un cordone ombelicale ancora attaccato col mondo spirituale, un cordone ombelicale vitale, e quel cordone ombelicale lo dobbiamo, come dire, perseguire. Invece il bambino sopra i 3 anni ha già ormai iniziato a staccarsi da quel cordone ombelicale, quindi attende che anche noi ci riconnettiamo a quel cordone ombelicale che viene dal futuro. E quindi, in un certo senso, prefigurare quello che nel futuro, quell'individualità che adesso è lì solo in germe, potrà, crescendo, sbocciare in un'entità che mano a mano inizia a palesare dei talenti che naturalmente vanno disciplinati, e di qui l'importanza del tema della formazione, proprio perché quei talenti, se disciplinati, se guidati, se educati in senso realmente maieutico, quindi socratico, e quindi senza naturalmente essere pompati di tutto il nostro sapere presuntuoso, ecco che questo allora emerge. Quindi possiamo dire: e un bambino sotto i 3 anni siamo noi massimamente ad essere educati, mentre dopo i 3 anni noi iniziamo ad acquisire un ruolo differente, iniziamo ad essere più attivi nell'educazione, pur sempre rispettando l'individualità che abbiamo di fronte.
Bellissima questa distinzione, è altrettanto importante comprendere che differenza c'è tra le due età e l'impatto che possono avere in noi. Mentre parlavi, mi veniva in mente che in fondo educare i talenti è un processo creativo che va verso la vita, perché la vita con le sue strategie non vuole fare altro che insegnarci ad abbracciare il nostro miglior destino. E in questo senso mi chiedo e ti chiedo, qual è il ruolo del formatore che si trova nel mezzo di questi due mondi, in fondo, no? Sì, e qui è interessante seguire il percorso che possono fare i talenti, se ben disciplinati, nel corso della maturazione dell'adolescente e poi dell'adulto, verso per arrivare a sviluppare delle abilità. L'abilità, in fondo, è il talento maturo. È tale da parlare, anziché di abilità, possiamo dire maestria. La maestria, in fondo, guarda, recentemente sono stato, prima di tutta questa storia del pandemonio da Covid-19, sono stato a Murano a vedere i maestri vetrai. Una cosa magnifica. Mi sono reso conto proprio del processo dell'embriogenesi tramite questo lavoro dei vetrai. E veramente lo si chiamava maestro, perché ti rendi conto di quanto qualcosa che è un processo così semplice in apparenza, che si svolge in pochi minuti, in realtà richieda un'abilità coltivata nel corso di decenni. E questo è un aspetto, no? Poi c'è un altro aspetto che mi ha intrigato e mi continua a intrigare, è quello di quelli che, come dire, dopo i 50 anni, via, usiamo questo termine del dopo i 50 anni, in realtà ritengono, come dire, di aver portato forse poco nella vita, si svalorizzano e non considerano invece l'importanza di iniziare ad allevare invece i talenti per la prossima vita. E allora possiamo dire, lì entra il tema dell'autoformazione, lì entra il tema dell'autoeducazione e da qui l'importanza per me di acquisire il ruolo igienico, salutare, terapeutico dell'arte, perché è proprio grazie all'arte che si possono sviluppare quelle che io chiamo le capacità, cioè la possibilità di forgiare nuovi talenti nella prossima vita, naturalmente. Quindi avendo. E allora di qui è importante, no, tenere presente il faro del futuro, perché se io non ho questa prospettiva del faro del futuro, alla fin fine, ma che mi importa di seguire o perseguire un cammino, di mettermi a dipingere, di mettermi a scolpire, di mettermi a suonare uno strumento a 60 anni? A che pro? Giusto, bellissima prospettiva, bellissima visione e anche nello stesso tempo ascoltandoti non solo mi riempi di entusiasmo, ma anche mi fai comprendere che in fondo in questo processo continuo della vita non c'è altro da fare che saltare di passaggio in passaggio. Con un motivo di fondo che è quello di trovare un'utilità profonda in quello che facciamo di volta in volta. Quindi sentire che la vita ci plasma e che noi ci lasciamo plasmare per sviluppare abilità che non sappiamo quando saranno pienamente mature, ma che nello stesso tempo sono la nostra prospettiva più bella. E allora ti chiedo, che cos'è l'abilità nel senso pieno della sua maturazione, come la definisci? Allora, direi, più che di definire, bisognerebbe caratterizzare, no? E nel senso di dire c'è un'abilità dell'artigiano e un'abilità dell'artista. E sono sempre due livelli, due step diversi. Quindi, come dire, ti rendi conto veramente che comunque l'abilità del maestro vetraio che dicevo prima ha a che fare con l'abilità che diventa maestria perché è una capacità che ha sviluppato nel corso di decenni, ma questa arriva, come dire, anche ad essere sviluppata per un artigiano.
entra a un certo punto qualcosa di diverso, quando finalmente in quella maestria artigiana entra la capacità di accogliere un'idea originale, un'idea pionieristica. E allora, se quel maestro vetraio, anziché ripetere in maniera impeccabile dei cavalli oppure dei lampadari fatti con quel sistema, improvvisamente immagina di costruire con il vetro un colibrì, e quindi è qualcosa che nessuno aveva ancora fatto prima di allora, e in questo lui è pioniere, in questo lui faticosamente solca un nuovo percorso, qui entra l'artista. Allora possiamo dire l'abilità è salita di grado, è salita di grado perché entra in una genialità, e la genialità sta nel ascoltare il genius che vive in ognuno di noi, ma dorme, dorme, dobbiamo strofinare questa lampada per far sì che questo genio possa fuoriuscire. E per strofinarla ci vuole olio di gomito, direbbe qualcuno, o comunque quella forza volitiva tale da far sprigionare con entusiasmo quello che il faro del futuro ci chiama a tirar fuori. Grandioso, bellissimo. E allora ti chiedo a questo punto, qual è il messaggio che tu oggi ti senti di dare al tuo genius, al tuo daimon? Abbi il coraggio di tirare fuori ancora di più ciò che ancora non è stato detto, ascoltato e scritto. E in questo senso certamente forse troverai ascolto anche nel futuro. E questo penso che sia importante. Non basta solo ripetere molto bene quello che già è stato detto, ma riporta dalla tua esperienza ciò che ancora non hai espresso. Abbi il coraggio, osa. E qual è il tuo impegno? Cioè, mi spiego meglio, sì. Qual è il suggerimento che tu daresti a chi vuole relazionarsi sempre meglio con il proprio genio della lampada? Certamente quello di coltivare l'arte. Mi pare questo l'elemento centrale. Tanto è vero che anche nella formazione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, noi accompagniamo sempre i contenuti conoscitivi con attività artistiche. Di vario tipo, dall'euritmia al modellaggio, alla pittura, alla musica, al canto, all'arte della parola, quindi con tutta una serie di espressioni artistiche, non pertanto per diventare a nostra volta degli artisti professionisti, quanto avvalendoci dell'arte come strumento di trasformazione di noi stessi. Se noi riusciamo a trasformare noi stessi, riusciamo veramente a far sbocciare questo che dorme dentro di noi. Il segreto è svegliare e far sbocciare ciò che dorme dentro di noi. Quindi credo che realmente l'arte sia a tutti i livelli, che poi diventa anche arte della vita, arte di vivere. Se c'è questa capacità di entrare nell'arte della vita, allora anche la vita ci sorriderà con quel famoso faro del futuro, non dimenticarselo. Senti Angelo, quindi in questo senso, visto che tu comunque fai grande formazione a tanti medici, quando secondo te un medico raggiunge la pienezza della sua abilità? E ancora lo devo scoprire, perché non mi ritengo nel pienezza della mia attività. Forse qui mi è un po' più difficile risponderti. Ancora la mia esperienza non è arrivata tanto. È vero, perché tu rispondi solo per tua esperienza. Però vorrei spostare leggermente di grado la domanda. Quando è che tu riconosci di fronte a te un medico nella pienezza della sua abilità? Ti sarà capitato di incontrare diversi tipi di medici, diversi livelli di esperienza, ma quando è che hai sentito che di fronte avevi veramente un medico che tu definisci abile?
Sì, adesso proprio mentre parlavi ho scorso e le mie immagini si è focalizzata su un collega medico che amo tuttora, ed è il dottor Caspar Penzeller, quello che ritengo il mio maestro più importante nell'arte medica. E se ripenso a lui, vedo una qualità importantissima, una qualità fondamentale. L'umiltà. L'umiltà. Lui ha conquistato questo grado di umiltà nella sofferenza anche corporea, tra l'altro, questo grado di umiltà che ci ha trasmesso nella modalità con cui ci ha insegnato un nuovo modello di auscultazione cardiaca. Lui sì, veramente, genialmente, ha aperto una strada nella semeiotica cardiaca. E io devo dire, ma guarda che cosa, prima ci ha fatto sentire il suono del cuore, facendoci sentire i ritmi di giambo, trocheo, spondeo, poi mano a mano ci fa sentire il suono del legno, poi il suono del metallo, e poi ci spalanca tutto quello che è l'edificio spirituale del Gaetiano, ma attraverso l'ascoltazione di focolai cardiaci. Detto così, può sembrare una cosa fuori di testa, ma in realtà bisogna uscire fuori di testa per entrare in una dimensione diversa, cioè uscire fuori dall'intellettualismo, iperintellettualismo, in questo senso uscire fuori di testa, per cogliere il messaggio di quello che ritengo un maestro, che ho incontrato un maestro. Quindi c'è la conoscenza del saper fare e anche la capacità di abbandonarsi a ciò che non si sa di non sapere, in fondo. È Sì. una duplice attitudine. In questo io avrei tante domande da farti e potremmo continuare l'intervista fino a stanotte, perché sei un personaggio straordinario da conoscere. Però adesso dobbiamo completare, e ti chiedo, per completare questo splendido momento che ci hai regalato, qual è il messaggio fuori di testa che ti senti di dare a chi ha seguito questa intervista sino a qui? Inizia da subito, prendi un foglio bianco, mettiti a disegnare, mettiti a dipingere, se puoi, mettiti a scrivere, mettiti a tagliare la carta e magari ottieni qualcosa, ma lascia correre le tue mani, perché nelle tue mani e nel lavoro manuale c'è l'inizio di un'arte sociale che diventa importante praticare. Perché noi ne avremo sempre più bisogno su un piano cosciente per riuscire a raggiungere gli altri e comunicare agli altri ciò che siamo, ascoltando nello stesso tempo ciò che gli altri sono. Angelo, che ti devo dire? È stato un piacere immenso. Saluto chi ha seguito questa intervista, lo ringrazio e spero che partecipi a questo grande entusiasmo che ci hai saputo comunicare con grande meraviglia. Io ti ringrazio, e veramente la conduzione di questa intervista è venuta, come dire, proprio di un getto cosciente particolare. Quindi ti ringrazio, ringrazio gli ascoltatori a cui rimando sempre l'immagine di questo faro del futuro che ci accompagni. Grazie!